Ciao a tutti, con questo video potrete imparare la coreografia che ho preparato per il progetto Together We Can Dance, realizzato con Aperol. Con una raccolta fondi a favore degli infermieri impegnati in prima linea per l'emergenza sanitaria. Partecipare è facilissimo, imparate la coreografia anche un pezzettino. Siete pronti? Dance Tutorial, ciao! Siete pronti a parlare con me? Vi spiego la coreografia? Allora, andrò per blocchi, va bene? Tanto vestitevi belli, sportivi, pronti a sudare per una giusta causa. Allora, io ho fatto nel primo blocco semplicemente un riscaldamento. Mi sono scaldato, braccia, schiena, strecciato un po'. E questo è il primo blocco, va bene? Il secondo blocco ho fatto, uff, qui appaiono gli altri ospiti che ballano con noi, i nostri duettanti ballerini. Oppure potete fare, non quello che ho fatto io, quello che hanno fatto loro, un freestyle, che è il primo freestyle di questa coreografia. Ce ne saranno un po', ok? Poi il terzo blocco è il Running Man. È un passo degli anni 80 che fa questo effetto, è come se uno volesse correre ma rimane sempre sul posto, lo faccio vedere anche di profilo, e tiro sul piede e scalcio indietro, tiro su e scalcio indietro. Questo è il terzo blocco e sono 2-8. 2-8 è un modo di contare per noi che facciamo danza, e ogni beat conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ricominci. Quindi quando parlo di 8 intendo questo, ok? Adesso blocco 4, sto leggendo, gesto che fa apparire gli altri ballerini o le altre persone che stanno ballando insieme a noi. Oppure potete fare come prima freestyle, che è un'altra occasione per vedere quanto siete bravi. Poi blocco 5, c'è il Running Man di nuovo, però questa volta l'uomo corre, Running Man, l'uomo corre indietro, quindi indietro, 1, 2 e doppio, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo faccio vedere di lato, di profilo, 1, 2, 3, 4, ok? Questo è per 2-8, aspetta, giovane, anzi, 20 anni in meno. Allora, vediamo il blocco 6. Questo è il blocco sicuramente più complicato, perché c'è un po' di tutto dentro. Come sto? Per quello complicato sono il cappello. C'è lo stirring wheel, si chiama. Stirring pot, dicono gli americani. Avanti, indietro. Quindi le braccia è come se girassero la polenta, diciamo, giro la polenta, incrocio, alzo gamba e giù, giro la polenta, incrocio, alzo gamba e giù. Poi c'è un passettino carino, 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 che è laterale scalcio e raggiungo, scalcio e raggiungo, scalcio e raggiungo, scalcio lateralmente e raggiungo. Questo 4 volte, quindi è stirring pot, su, giù, stirring pot, su, giù, calcio laterale, raggiungo, calcio, raggiungo, calcio, raggiungo, calcio, raggiungo. Poi incrocio braccia, apro le braccia, le tiro su con forza, prendo l'accento e poi gli do del bacino. Quattro volte. Poi c'è l'ultimo Running Man di questa coreografia, che è un Running Man laterale. E così ci voglio andare di qua, di là, 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 di qua, di là. Quindi questo scalcia lateralmente, lateralmente. Quindi la cosa importante, tanto non farsi male, imparare piano piano. Però qua, è questo effetto qui. Quindi quando state su un piede solo, scalciate in là, con un po' di rabbia, come faccio io. I suoni sono molto importanti. Io quando ballavo facevo sempre questi suoni, un po' la Michael Jackson.
Poi, dove siamo? Allora, blocco 7, freestyle. Qua ci sono 16 secondi di freestyle. Ballerini professionisti, ballerini di passione, di cuore, ballerini nel sangue, ballerini non ballerini, per tutti. 4-8 di sfogo. Chi è bravo a ballare farà dei grandi salti. Invece chi, come tanti che parteciperanno, faranno semplicemente come se fosse una festa. Quindi ballate il più possibile e divertitevi. Non vi fermate, non rinunciate. Poi, blocco, dove siamo? Blocco 8. Blocco 8 è un blocco in cui noi facciamo un playback. È come complimentarsi con gli altri che stanno partecipando a questo ballo. E fate, wow, you can really dance, con una posa. Wow, you can really dance. Qua siete più degli attori, dovete interpretare. Io l'ho fatto, per esempio, con il cellulare così in mano e ho girato velocissimo facendo il playback. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Con la faccia da scemo. Mi è venuto proprio bene. Poi, blocco... Dove siamo? Blocco 9. Sono gli accenti. È la parte forse più divertente. Dove c'è uno sfogo, arrivano queste percussioni molto forti. E facciamo... He went, spalla, spalla, bacino. Con, gli accenti fanno. Con. Quindi è spalla avanti, spalla indietro, bacino. Spalla avanti, spalla indietro, bacino. E poi braccia, spalle, braccia, spalle, braccia, spalle, braccia, spalle. Un po' così, un po'. Poi, andiamo avanti. Blocco 10 dopo gli accenti è una corsa. Dovete semplicemente correre più veloci possibili sul posto. Più veloci possibili. E noi poi vi montiamo nel video. Vedete, fighissimi. Blocco 11. Palloncino, Banski, tributo a Banski. E dovete fare dei salti. Nel video che avete visto, ho montato, sembra che non tocchiamo mai a terra. In realtà noi abbiamo fatto semplicemente questo. Facendo delle pose... o un musical, immaginando di, non so, di saltare in aria, di rimanere in aria. Questo sarà poi un lavoro che faremo noi in montaggio, vi inseriremo tutti sospesi in aria che volate. Poi, dove siamo? Siamo al blocco 12. Ah, che c'è The Hustle. Questa è una coreografia storica americana. L'ho fatta con Madonna, ma gli americani tutti la sanno. Crescono ballando da solo. L'ho fatto anche con Whoopi Goldberg in Sister Act. Che fa? Braccio gira in avanti, verso sinistra. E passo avanti. Poi il braccio gira indietro, passo indietro. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla sua gamba, 7, clap. Dall'altra parte, giro il braccio in avanti, passo in avanti. Giro il braccio indietro, passo indietro. Passo gamba su. Scendo, clap. Questo 4 volte, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 volte. Poi c'è il finale, che è un modo per complimentarsi con tutti gli altri che stanno a casa, che stanno ballando come noi, ed è un passettino dove ci diamo il 5, fa 1 verso destra, 2, 3, clap. Noi poi vi montiamo che vi date il 5. 5 dall'altra parte a sinistra, 6, 7, 8, ripeti 4 volte, quindi terza volta a destra, 4 l'ultima volta, 5, 6, 7, finisce tutto e 8. Vi fate l'applauso. Grazie, mi raccomando, partecipate. Grazie ad Aperol, un'occasione stupenda. Per donare 100 euro, basta che fate un pezzettino di coreografia. Fatela, grazie. Ciao!